ナルファンタジOk, ci dovremmo essere tranquillamente. Non so come va l'audio, il video. Spero che si vedrà bene. Non lo so ancora. Non ricordo nemmeno quello che dovevamo fare. Vabbè. Bitterit fa un po' di capricci ancora. Quindi non so se posso aumentare ad altri 100k. Proviamo. Sembra essere stabile. Al momento sembra essere stabile. Ok. Non ricordo cosa dovevamo fare. Mi sembra che dovevamo tornare al castello di Cornelia. Ma non ricordo se abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Cioè, quando prima di salvare. Perché purtroppo non posso salvare le. Semi-energia. Ok, sì. Per dare energia. E ricordo che Tama stava per impararlo. Non vorrei dire stupidaggini, ma mi sembra di aver salvato dopo aver sistemato i miraggiari. E infatti. Ok, allora possiamo andare avanti. Abilità. Ok, possiamo andare avanti. Ah, per avere le pozioni, quante ne abbiamo? Andiamo alla galleria nord un attimo, che voglio vedere un po' di cose. Ah, ok, no, non avevo salvato. Non avevo salvato dopo l'arena. E l'abbiamo visto l'altro giorno qui. Ah, questa la possiamo saltare come scena. Sì, perché dovevo andare alla Galleria Nord. Grazie. Allora, questo lo sposto un po' qua. Il microfono. Non so se così mi sentite meglio o mi sentite peggio, non lo so ancora. Allora, vediamo un po'. Miragemme. Ah, sì, sono le abilità su. Questo qua è Galleria Nord. Andiamo un po'. Ma io nella caffetteria ci posso andare, eh?
Ok, no, lui sta lì per la per le arene. Allora, direi di vedere. Può confondere. Minchia, se il serafono quanto vale. Ok, no, non c'è nulla che. Ok, direi di andare allora a Cornelia, perché qua non dovevamo fare scorta. Noi dobbiamo andare a Cornelia, appunto. Il governatore Saronia. Sì, vabbè, quando magari la raggiungiamo parte pure Eternal Wind, va bene. Sì, e magari che vabbè, che incontriamo a Saronia. Cioè, Saronia è Final Fantasy 3 comunque. Hanno skippato il 2 proprio. Povero Frion. Sì. Come ci si vede, principessa? Ma sei stronzo. Comunque, dobbiamo dare anche il martello di Gaia, ora che ci penso. Sì, aspetta un attimo. Cinque gran pozioni, mica male. Archivement sbloccato, altruista. Andiamo verso Saronia. Sì, ragazzi, se parte Eternal Wind però mi triggero. Riscattare le ricompense più complete. Va bene, non me lo dire. Tienitelo pure.
Questo è il dungeon per Saronia, ok. Molto forestoso, mi piace. Selva dell'Unioli. Oh, sghe. Fushigi sugi da ze, Grimoire. È bello. Apri all'abilità di supporto, combustione. L'abilità combustione dei miraggi consente di bruciare la vegetazione o sciogliere il ghiaccio quando ti intrecciano il cammino. Questo ti permette di accendere anche accendere qualche miccia. Puoi usare combustione, eh? Comunque c'è il simbolo del fuoco. Porta con te un miraggio che ha imparato questa abilità ed esamina il simbolo. Per accendere un bel falò. Ma siamo appena tornati dal parco 9 colli. Ma non mi sembra di avere miraggi che ci abbiano combustione. Un attimo, eh. Se vado vicino al portale po... Fuck. Scan. Ah, ok, quando sono impilati non hanno... Non possiamo impresmarle. Usa attacchi fisici. Devi possedere un prisma del Mu. Allora, lo posso confondere. Lo posso mandare in Berserk. E usare fuoco. Allora, dobbiamo toglierci prima i minion comunque. Scusate. Abbiamo bisogno di smontargli la pila. Oh, wait. In prisma a sto punto. Catturato. Non me lo ammazzare però. Vabbè. Ok, un simpatico animaletto dal sottobosco, almeno questo è quello che vuole farti credere. Finché non ti avvicini e spam! Una codata ben assestata dritta sul mento. Mai fidarsi di un roditore. Le abilità che ha? Allora. Scorta, sottomissione, scanner, rigenera, pugno, rapida più. E poi uno spazio vuoto. Critico plus. Elementi. Ok, non c'ha combustione. No, siamo il nome. Per il momento siamo sempre i nomi predefiniti. Non mi va di cambiarli. Allora. Prismario. Nostra abilità. Questo è mini golem. Il Nac Nero non ce l'ha queste abilità, vero? Ah no, ce l'ha combustione. Perfetto. Quindi non dobbiamo stare neanche tanto, più di tanto qua a preoccuparci di non averla.
Strano gioco di parole. Sono un idiota. Non so se è uguale al Mu. Usa attacchi di fuoco. Non so se posso curarlo. Abilità, fammi vedere, energia. Oggetti. No. Abilità. Fuoco fatuo. Vai. No, cazzo. L'ho pure curato, malaggia. Che sono stupido. Mamma mia, comunque che bella la... l'ambientazione. Coda di finish. Allora. Ouch. Ok. Vediamo un po'. Fuoco fatuo. No, me l'ha sciotta. Ok, se uso fuoco me lo sciotta. Me l'ho sciotta. Quindi dovrei stare un po' più attento a quello che uso. Ciao tortellino, come stai? È da un po' che non ti vedo, non parliamo. Come stai? Mi fa piacere che tu stia bene. Sì, vai. Ah, lo uso in automatico. Wow. Wow. E invece stiamo ancora con Seme Fulgor, che sarebbe Thunder. Stiamo ancora con la connessione che fa le bits. No, io sto bene, non ti preoccupare, non è proprio... Ok, invece insieme ha imparato Magia Plus. Vabbè. È solo un po' il mood un po' annoiato, perché volevo fare qualcos'altro. Sarò sincero. Volevo giocare un po' a Nioh, però ecco, volevo anche portarlo in live. Allora, facciamo così. Impara Thunder tu. Volevo giocare un po' di giochi diversi. Tipo c'è la demo di Monster Hunter Rise e non la posso portare in live con questa connessione, perché già così vedete i pixel ogni transizione. Figurati con quel gioco così dinamico. Mm.
Allora, vediamo forza plus e PV plus. Purtroppo ancora fa ancora schifo un po' la connessione, quindi lì non posso farci nulla. Però almeno questo qua lo si può giocare, ce lo portiamo un po' avanti. Con questa parte mi ricorda un po' Final Fantasy 13. Un bamuttino, attenzione. Il Babymont. Scan. Ok. Perché non porti Alien? Se non l'hai già giocato. No, non l'ho giocato ancora. Alien non l'ho ancora giocato. Però volevo almeno portare uno dei giochi che voglio almeno tenere due giochi all'attivo. Non voglio tenermi un sacco di giochi all'attivo come in passato, perché per esempio non porto Genshin se non per la trama. Cioè, quindi c'è l'aggiornamento di trama di Genshin, ok, però non si fa altro. Infatti con Genshin avevo deciso di non pullare neanche più in live. Non so se se la sapevi sta cosa. Che poi ecco, molti fanno: ah sì, fai il pull in live, fai il pull in live. Però sono cazzi miei se posso pullare o meno. È un più un gioco da fine settimana. Sì, ma infatti, cioè, poi ecco, questo qua invece mi rilassa e va bene così. Non ho intenzione di sclerare così tanto. Alien sì, Alien prima o poi lo giocheremo. Poi ecco, ci stanno un bel po' di giochi che devo recuperare. Alien ce l'ho addirittura su Steam, Epic, su Amazon. Ce l'ho quasi su tutte le piattaforme, talmente tante volte quelle volte che l'hanno regalato e io l'ho comprato. Non so cosa sia. Veramente non so che cosa sia. Se poi intendi Total Accurate Battlegrounds, sì, lo conosco ed è madannatamente divertente. Allora. Allora. Attacco al Babymont, che è imprismabile, attenzione. No, me l'ha shottato, bastardo. Abilità. Allora, io lo vorrei più catturare sto coso. Se non devo fare difesa. Invece qua dobbiamo fare smonta. Difesa. È solo Tama deve usare fuoco fatuo. Perché? Scusa, perché non posso usare le magie?
perché non posso usare le magie? Vabbè, infila. Non mi dire che sono nello stato di con... Stanno nello stato di mutismo, ecco il perché. Oggetti. Vabbè, sei proprio stronzo, fatelo dire, devi crepare. Mi hanno buttato mutismo per questo. L'ho visto dopo, l'avevo capito dopo. Ma adesso lo status alterato me l'hanno rimasso? No. Che bello. Livello 13. Siamo tutti quanti livello 8. Tutto l'accurate battlegrounds sta tornando ad essere giocato. Ma guarda, a dire il vero è una cosa buona perché sarò sincero, come Battle Royale non è male. Mi è piaciuto un sacco e poi è leggerissimo, ci possono giocare tutti. Nonostante sia un Battle Royale fatto per meme, perché i ragazzi hanno preso le cose di Tabs e hanno fatto, vabbè, facciamolo... Non so se conoscete Tabs, poi, che sarebbe... Il Battle Simulator, Totally Accurate Battle Simulator, che pure quello è bello, fa ridere, la safe fa cagare in mano. Le armi sono belle, ma poi se premi G si mette a fare il beatbox, è bellissimo, dai. E quello è uno dei pochi giochi che secondo me, se sviluppato bene, è un gioco che lo giochi per meme. Non lo giochi perché vuoi la grafica strapompata. Ti piace giocare a un Battle Royale? Fantastico, c'è questo qui. È leggerissimo. Gira su tutti i computer. È impossibile che a te non giri. Poi ecco, prima o poi dovrò fare un test con un vecchio PC che ho. Perché io ho un PC con sopra Windows XP. E lì ci voglio fare un attimo solo un po' di cose. I potenziamenti sono bellissimi. No, ma ti dirò, a me piaceva. A me è uno dei tanti Battle Royale che piaceva, però. Principalmente perché non l'ho ancora comprato, però. E infatti... non lo so se lo comprerò, perché devo provarlo prima sull'hard disk. Per l'ultima volta mi ha dato un sacco di problemi. È stato Naraka. Naraka è stato divertente. Naraka è letteralmente... La cosa più divertente che potresti mai giocare come Battle Royale. E almeno ci prova a essere diverso. E poi la mappa pure. Ma ti dirò, io non ho mai giudicato i Battle Royale di per sé. Non sono giochi per me perché non sono giochi per me. Però ecco, quello lì è fighissimo come gioco. Non è un Battle Royale, è... Allora, Babymont, lo attacchiamo. Poi facciamo smonta. Ora tocca a Tama. Sumo predatore, proviamo. Babymont. Allora, tu in prisma, lui. L'abbiamo preso. E tu in prisma, lui. Non l'abbiamo preso. Tocca a Tama, in questo caso mi conviene fare difesa. Tu attaccami lui.
No. Proviamo. Catturato. Ottimo. 50 giocatori che saltano in modi più strani possibili. Ma con una bicicletta che va veloce come una moto. No, ma infatti una cosa che mi piaceva è proprio il fatto che ti fiondano in battaglia e tu voli letteralmente. Questa pure è una cosa divertente che mi piace. Babymont. Lo cambiamo il nick. E noi lo chiamiamo... E lui lo... come lo chiamiamo? No, vabbè. Impostazione predefinita, vai. Se vuole ci giochiamo. Magari dopo la live. Lo devo tanto, lo devo solo scaricare, ma pesa pochissimo. Tanto o gioco a Minecraft o Valorant o a quello. No, a quello volentieri ci gioco, perché è un meme. Cioè, quel gioco è un meme. I giochi dove mi faccio le risate, volentieri ci gioco. Costi 3 giga. No, io sapevo che pesava 800 mega. Non pesa quasi 3 giga. Lo hanno aggiornato. E un altro gioco che pure è piaciuto e l'ho portato pure in live una volta. È stato Splitgate, che pure quello lì ci siamo divertiti. Ok. Qua cosa c'è? Niente, mi hanno fatto fare passi. Penso che dall'ultima volta che ci ho giocato abbiano aggiunto un po' di cose. Ma infatti penso anche io che sia così. Come la granata Crystal Strike. Ok, scan lui. Usa attacchi fisici. Ok, prisma del basilisco. Non me lo shottare per favore. Ma c'ho un Moguri. Un attimo, c'è un Moguri. Cura la dimenticanza. Ma è mutismo. È mutismo, per favore. Per favore, non... Perché hanno cambiato tutto, tutto? Tutto quello che dovevano non cambiare l'hanno cambiato. Aspetta, basta che faccio questo. Mogure, devi possedere. Allora dobbiamo fare scan sul Mogure. Uno di che fa soltanto un attacco orribile, abbastanza facile da Allora. Ah, ecco. È potente abbastanza. Ripristina i suoi PV. Ok. Noi, a parte che poi proviamo ad imprismare quello lì. Uccellino. Difesa. No, vabbè, ho sbagliato. Catturato. Non dovevo attaccare i Moguri. Ma allora Moguri di merda, sei stronzo.
Ok. In prisma. Ok, ottimo. Abbiamo preso il Moguri. Il becco di questo uccello è velenoso e a volte può mettere immediatamente a KO il nemico. Ostenta sopracciglia enormi con le quali spera di distogliere l'attenzione dalle imbarazzanti alette appena sviluppate. Forse è per questo che non ha l'abilità Volazzo. Va bene. Ah, Moguri. Un personaggio ben noto ai cultori di Final Fantasy, caratterizzato da un buffo modo di parlare, cupo. Attacchi e cure sono accompagnati da un ridicolo balletto. È affetto da presenzialismo cronico ed è disposto praticamente a tutto pur di avere i suoi 15 minuti di celebrità. No, i Moguri li teniamo così il nome, assolutamente. I Moguri sono bellissimi. Allora, Sylph adesso si fa un bel viaggetto. Allora, solo Tama la voglio mantenere ancora un po'. Assetto pile. Allora, Sif. Mettiamo. Non mi dire che il Moguri è medio. E niente, la pubblicità di 30 secondi. Non ci posso fare molto lì. Ah no, non ce l'ho adesso in team. Perché è vero che l'ho catturato. Ma dovrei parlare con... Dovrei parlare con Serafi per ottenerli in team. Mandiamo lo Chocobino a casa, signore. C'è qualcosa? Comunque tutto questo mi ricorda un dungeon di Final Fantasy 3. Dobbiamo destabilizzarlo. Stanno per cadere. Ok, destabilizzati tutti e tre. E poi catturato. Lo vedo un po' nello shooting range di potrei raccogliere il battleground. Vabbè, io tanto mi sto divertendo qui. Ok, amo affettare, trinciare, tritare, ogni tanto sminuzzare. Pericolosissimo in coppia all'artiglio sinistro. Perché si dà una mano... Madonna. Si danno una mano a vicenda. Mamma mia. Non ucciderlo se non sopporti la mano... Ma porca miseria, basta. Porca puttana.
non c'è niente. Allora, vediamo un po'. Guarda che bello sto dungeon, veramente. Lo devo dire, proprio bello, bello, bello sto dungeon. Mamma mia. Rip Moguri. Panacea. Allora, io dovrei vedere un attimo solo più avanti cosa ci sarà. Comunque mi sta piacendo un sacco sto Final Fantasy. Non capisco perché molti hanno detto ah no, che palle. Quanto manca ancora? Quanto è lungo? Ne-chan, ore tsukarete kita yo. Kuchi ni dashitara yokei tsukareru wa yo. Abilità di supporto cavalluccio. Se un miraggio ha l'abilità cavalluccio, Ren e Lan possono montare su di lui per farsi trasportare in modo più comodo e veloce all'interno, anche all'interno dei dungeon. Una vera pacchia per i pigroni più incalliti. Premi su per salire in groppa a un miraggio. Premilo di nuovo per saltare su un altro miraggio che nella squadra ha imparato cavalluccio. Per scendere dal miraggio premi giù. Per scranchire la gamba dei gemelli. No, sono curioso di vedere se ho... No. Non ho nessuno di portata alta che... Che cos'è? Riduci i suoi pipì. Puoi farlo una sola volta in battaglia. Ok. Io direi di togliere però prima gli altri di mezzo. Proviamo. No. Abilità. No. I prisma. Vai. Catturato. Questa è di taglia media. Mamma mia, bello. E c'è un salvo cristallo, attenzione. Accediamo al prismario a sto punto e mandiamo a casa quelli che non stiamo usando, tipo questo, questo, questo e questo. Sì. E l'altro baby mount anche. Allora ci portiamo il Moguri. Vediamo le abilità. Ovviamente benefica, gancio destro, artigli felini. Cavalluccio, eccolo lì. Questo ce l'ha.
Direi il ciocopino allora ce lo portiamo. E vediamo a fare così. Ah, sì, dobbiamo anche salvare. Attacco preventivo. Nonna del bicio. Ah, ti giuro, non so come le devo programmare ste cose, perché poi ecco, so che si possono programmare. Perché sta cosa mi ricorda un po' Yuna Final Fantasy X. Tre annunci. Ma è Yuna. Ma è la scena di Final Fantasy X questa. Bella. あなた方はこの世界に戻れはありませんね。見とれて隠れ忘れたです。まあ、俺らも小さくなり忘れてるけど。あなたは？それにその杖も。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか。この世界にこれ以上の混乱はいりません。 この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。 Ok. Non mi aspettavo Yuna come boss fight. E vale for per lo più. Ho cavato. Non può essere imprismato, grazie al cazzo, oserei dire. Può essere imprismato lui, non penso proprio. Scan. Vale for. No, non può essere imprismato adesso. Allora, possiamo lanciarti Blizzard o Thunder? Allora. È lei che l'ha evocato tecnicamente. Se faccio fuori lei è finita. E ovviamente bastarda. E l'hanno fatta. Abilità. Energia. Cerchiamo di stabilizzarli. Thank you.
Ha usato reflex. Proviamo. Che abbiamo tolto veramente poco. Ok, resiste al vento. Però io potrei lanciargli Fulgor, tecnicamente. Se avessi un... se avessi un miraggio che c'ha che c'ha Fulgor. In questo caso. Porca puttana. Collirio. Ho buttato giù Tama così. Va bene. Facciamo oggetti. Mega finisce. Allora, io direi di fare una cosa. Difesa. Ricordo di Valefor. Masaka sono chikara wa Fanarus-sama to onaji mirage tsukai no chikara? Ittai anata tachi wa? Eh? Fanarus tte. Sore tte kaasan? Cioè, questi si ricordano così che è loro madre. Vabbè, l'importante è che non so se vincevo o se ottenevo qualcosa. じゃあこれってそっか。だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救ったイカイよりのセイバー。ファーナルース様です。え?母さんが?でも100年前。どういうことだよ。母さんがセイバーだって?この石板の人がそうだって言うのかよ。 Mamma mia, mi vengono i feels, voglio giocarlo fino al Fantasy 10. それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってること、何でもいいので聞かせてください。すみません。私もこの世界のものなら誰でも知ってる伝説としてしか。はい。それでも結構です。 今から100年ほど前、このグリモアルが大群の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の存在がファーナルース様です。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。 しかし世界は大群の悪魔からは救われましたが、その後3人の密会はこの世界に残りました。その一人がバハムート王ブレンディレス。バハムートってコーネリアを襲ってきた連邦の軍。はい。ブレンディレスと他の密会は世界急戦後突然増えたミラージュを使い、ゆっくりと世界中の国を手中に収め、 連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係。
ないわよね。そりゃそうだろう。だって100年前の話なんだろ。エナクロは世界よ。私たちがいたナインウツヒルは時すらない世界だって。いい？あらちょうね。はいなのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので2人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あの、そのファーナルース様は見つかりたちを呼び出した後どうなったのですか。はっきりとは伝わっていません。見つかりを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ。居城の場所は私も知りません。見つかりの、いえ、グレンディレスの居城は誰もバハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの。ねで、ランに言ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。え、マジで？アッサローニャ。俺たちが行こうとしてるところじゃね？セーラさんたち、知らなかったんだ。まあでも、このまま行くしかないか。そうね。このままツインエスのこと聞かないで戻っても、何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。なんか、いろいろ教えてくれてありがとな。いえ、私も新しい見つかりと疑い、いきなり襲ってしまってすみませんでした。Questo tema così è troppo bello. È troppo bello. Io spero, spero, veramente lo spero. Non so quali altre musiche ci sono, ma così è troppo bello.E in effetti loro si sono ricordati di loro madre, perché mi ero dimenticato che loro avevano perso i ricordi, avevano perso la memoria. E diciamo che i ragionamenti sono giusti. Questo freddissimo chiamato picchigelidi.Non lo so se ho... Sì, sì, c'è Tama che sa usare fuoco fatuo. Bello. Bello proprio. Sore wa mou hitotsu no Ragnarok. Sore wa arata na Saber ni yori hajimari shi. Sore wa tare no kuze nano.クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかし、これの方が性に合っている。待つのは疲れた。Sono nuove merci disponibili nell'emporio di cioccolato. Salvare i tuoi progressi? Assolutamente sì. Non so quanto tempo stiamo di live anche. Però già bello. Cioè, per me è già questo bello. Come stai, Nei-chan? Non è niente. Un po'
そんな気配を感じただけ。Telite. La pietra del teletrasporto, la telite, ti spedisce all'ingresso del dungeon in un batter d'occhio. Puoi usarla ogni volta che ne hai bisogno. Purtroppo si tratta di viaggio a senso unico, ma il teletrasporto è una manna dal cielo. Se devi inserire qualche miraggio di squadra e andare al parco Nove Colli per fare una pausa. Un'oretta. Ah, va bene, non è un male allora. Sento di swimming ni kakaruto mattaku nani mo dekinaku. Nagutte yareba me ga samerun da ga mikata o naguru no wa ki ga hikeru nara genki yaku o tsukau to ii ze. Hora, motte ike yo. Ah, grazie. Quindi mi sta avvertendo che qui ci sono bastardi di livello superiore. E soprattutto che mi addormentano i PG. Non bastava mutismo, che stranamente qui è stata nominata come dimenticanza. Un attimo, eh. Un attimo, facciamo così. No, comunque il tema di Final Fantasy X in quel modo è bellissimo. Un'altra specie di porta? In effetti c'ha ragione. A questo punto. Mi ricorda un po' la Velvet Room. Vabbè, qua tutti non hanno nomi, quindi ragazza senza nome. ここは私のティールーム。あなたたちは?お茶飲みに来たの?ああ、いや、なんでここにいるのかもわかんないんだけど。俺はラン。こっちは姉ちゃんの。レーンです。ナインウッズヒルから来たんですが。ナインウッズヒルのランとレーン。知ってる?そういえばここに来るって。 夢を見てた気がする。今日だったんだ。ベルジョルノイオジ。ケピスコカツ。何を?何で俺らがここに来たのか、俺らが知らないのに知ってるの?うん。ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる。 大事な戦いや悩みを代わりに受け。Allora, interventi in uno scontro. La storia della terra, ragazza senza nome, puoi accedere alle missioni speciali e intervenire negli scontri dei tuoi nuovi amici. Potrai metterti in contatto con le loro anime e soccorrerli nel momento del bisogno, che sia nel passato, presente o futuro. Incontrerai nuovi miraggi e riceverai ricompense per le missioni che porterai a compimento. L'emblema del guerriero della luce è stato sbloccato. Puoi acquistarlo dalla ragazza senza nome. Vedere. Durante uno dei quotidiani scontri quotidiani pattugliamenti della squadra delle strade con le guerriere della luce, ha vista una figura sospetta che si accende dalle mura del castello. Insomma, queste sono missioni speciali.
Enna Crosso va a fare un saluto ad Alexander Pontemagno. I due ne approfittano per ricordare episodi della loro gioventù, ma il vero motivo la visita è un altro. Nascosta all'interno di Alexander c'è un cogni botta. Ed Enna ha tutte le intenzioni di eliminarlo. Allora, facciamo un attimo questa. Questa missione non è ancora disponibile. What the fuck? Voglio scambiare le gemme. In che senso? Questo Aruma Gem è che cos'è? Aruma Gem ha mottero? Non mi scuso, ma non mi scuso. E che cosa mi scuso? Sareva, ここで必要なもの、いろいろなことの対価として使える。対価？そう。知り合いの魂に触れて、時に干渉するには、本来対価を払わないとならない。そのアルマジェムは、それに見合う対価となる。じゃあいっぱい集めれば、ここでいろんなことができるんだ。はい。そう。うまくはぐらかされてる気がするけど。結局これって一体何なんだろう。全てを知る必要ってないよ。え？知らない方がいいことも世の中にはいっぱいある。はい。Trovare le gemme dell'anima è incredibilmente difficile, ma vale comunque la pena cercarle, perché la ragazza senza nome usarle per sbloccare alcune missioni molto speciali. Per fare visita e scambiare le gemme con lei nella sua sala da tè, oltre alla porta del parco Nove Colli. Tra queste missioni e gli emblemi dei campioni, non ci metterai molto esauri le tue scorte di gemme nell'anima. Come fare a trovarne altre? Ecco un piccolo suggerimento: in alcuni luoghi speciali è più facile trovarle. Divertirti a cercarle, buona fortuna. Scusa, io come posso. Ah, ecco. Va bene, dai. Praticamente queste sono le invocazioni in sto gioco. In questo gioco non ci sono Ifrit, Shiva, eccetera. Ci sono i campioni, ovvero i protagonisti di varie Final Fantasy. Carrera va do canto detective satto caro kanji do con sa desco arrivano e puff capito sare demo saver no chikara de tasukete kureru nara sugoi tasukari sou da ne oh kore de mirage atsume mo chou raku ja ne demo ikutsu ka seigen ga aru mazu wa saver toshite no shishitsu no sa saver toshite shin ni kakusei dekiru hito ja nai to yobe nai. それと覚醒に段階がある人もいるし、人によって能力はまちまち。覚醒にはアルマジェムがいるし、誰を解放してどんな時に呼べばいいかは自分で試しながら考えて。おそれに解放しても呼び出すことは摂理を曲げるような事象だから、ここにも対価が必要。アルマジェム以外の対価ですか？アルマジェムは彼らの解放にここに必要。呼ぶには普段からの別の積み重ねが必要。わかりやすいようにゲージにしてあげる。セイバーポイントがたまったら呼べる感じ。お、一気にわかりやすくなった。ああ、OK。Dobbiamo fare punti campione。Come si accumulano？魂の削り合い。簡単に言うと、自分が傷ついたり、ミラージュとかをやっつけるとたまる。まあそれって戦ってれば自然にたまるってことだな。そうなる。深く考えません。おっ、よ、poteva pensare。グリモワールにも多くのセイバーがいるけど、ラーンとレーンが冒険中に呼び出せるのは3人だけ。だから状況に合わせて誰を呼べるようにしておくか考えて。え、なんで？呼び出すのに道をつなげる準備がいるの。だから一度に呼べるのはそれくらい。あなたたちの魂を扉にしていいならもっと増やしてみるけど。なんかどう考えても穏やかな話じゃないのでご遠慮します。
Aspirante campione della popolazione di Grimoire, di tanto in tanto nasce qualche fortunato con le potenzialità per diventare un vero e proprio eroe. In particolari condizioni, questi aspiranti imparano a incanalare il proprio potere e diventano campioni. I più grandi difensori di Grimoire. Ora che il capitano della Brigata di Cornelia ha risvegliato il guerriero della luce che aveva dentro, è indubbio che sa che sia sempre stato un aspirante, ok? Scusate. Se hai l'emblema del guerriero della luce con te, potrai invocarlo in battaglia per farlo lottare a tuo fianco. A Grimoire gli aspiranti spuntano come funghi. Non sai mai chi potrebbe diventare campione, ma se tratti nel modo giusto le persone che incontri, riuscirai sicuramente a rivelare i loro poteri. Campionario di emblemi. Per ottenere nuovi emblemi dei campioni, recati al sala del teleporto nel luogo di aspetta. Ok. Lì potrai averli in cambio qualche gemma dell'anima. Queste gemme potrebbero trovarsi ovunque, ma sono piuttosto rare. Quindi se te ne capita una tra le mani, rifletti bene prima di spenderla. Per portare fino a 3 emblemi di campioni in battaglia, usa il menu di gioco per poi decidere poi chi vuoi che ti colore le spalle. La barra dei campioni. Determina se puoi invocare o meno i campioni durante uno scontro. Questo indicatore si riempie mentre combatti, fino a un massimo di 3 stelle. Ricorda che a seconda del campione che puoi invocare sarà necessario un numero diverso di stelle. Per invocare un campione si contravviene a leggi della natura che non è possibile infrangere. È un vero paradosso. Come una forza inarrestabile spostare un oggetto inamovibile? Certo, se si è in contatto con il dio di Grimoire. Soprattutto se si è disposti a pagarne il prezzo. Strano. Io direi di tornare qui. Ma questa Loli è un po' inquietante, veramente tanto inquietante. Allora, dovrei andare da Cioccolatte, che sta nella Galleria Nord. Sì. Allora, scheggia di Pyros. Cazzo elettrico. Puoi friggere Berserk? No, mi interessava. Allora io direi di prendere qualche bevanda energetica in più. E fare così. Adesso direi di andare. Che sta a fare Serafi? ので自由に持って行ってくださいな。いや、おねえてる。そんなじゃないセリオファ。とても暇。あー、じゃなく。え、no, invece bello, bello. Molto bello. Giardino Mori. È molto bello, cioè è quel Final Fantasy infantile che tu
Perché non so quante volte l'abbiamo cercato Final Fantasy così. Adesso se ci siamo alle onde gelate. E vedo Saronia lì. Okay, dobbiamo andare alla locanda. Si sono rimpiccioliti da soli. Comunque. Vabbè, dovevano passare in effetti. Adoro. Vabbè, normale. Direi di... Qua? Cosa c'è qui? サロニアに用があってね。はあ。やめておけ、やめておけ。この時期に谷を越えるなんてただでさえ厳しいというのに。しばらく前から面倒なミラージュどもがその谷に住み着き、人を襲っておる。大人とはいえ、すぐに殺されてしまうぞ。へへ。ミラージュ相手なら、ええ、わべ。むしろ望むところだね。うん。私たち Miraggio. No, Final Fantasy 2 non l'hanno rimasto a casa allora. Replay di Final Fantasy 3. Cioè, praticamente hanno fatto... Ah, sì, bello Final Fantasy 2, sì, bello. Vai via. もう決めました。そんな目をされたら止められないだろう。お前たちはサロニアに向かうんだったな。そうだよ。もともと コーネリアから使いを頼まれているのもありますし、このまま向かおうと思っています。やれやれ、全くどいつもこいつもだな。ああ、わかったわかった。ならそのマジックカイロを持ってけ。ただ道中はこのレフィアも同行させてやってくれんか。白魔法もかじっとるし役に立つだろう。シェルロッタ、俺らは構わないよ。そうだね、白魔法が使えるなんて むしろ心強いかも。じゃあよろしくお願いするね。まあ出発まではここでゆっくりするといいさ。 Vabbè, ma mi spiegherà sicuramente. Hai ottenuto uno scaldamagus. Ah no, mi spiega la taverna come funziona. Vabbè, non ha tutti i torti. Fonte battesimale. Con il fonte battesimale puoi cambiare un nome per miraggio a quanto ti pare piace.
ed è riutilizzabile quando si quindi scatena la fantasia. Ma bellissimo! Quindi se voglio chiamare uno ciocobo culo, lo chiamo lo culo culo. Ok. Vediamo un po' qui cosa c'è. Niente. Noi abbiamo dovuto andare direttamente fuori così. Oh, è bello andare nelle lande gelate in 3-4 personaggi. Ma io adesso lei ce l'ho come ospite. Ce l'ho come ospite lei. La nostra maga bianca. Guerriero della luce a sé. Obatier. Quando li ho presi loro due? Oh no. Oh no. Oh no. Abbiamo Sephiroth, abbiamo. L'energia necessaria è una stella supernova. Inflige danni fisici neutri ignorando la difesa. Aumenta la forza di tutti gli alleati. Vabbè, ultra eco e la difesa. Che il guerriero della luce combatte con uno scudo. Non ho mai capito il perché. Baltier. Energia necessaria 2. Inflige danni lutto fatale. Ho capito allora qual è. È la mia mossa preferita di Baltier, questa qui. E va benissimo. Mi piace. La mia mossa preferita di Baltier è praticamente genera un'onda, lui fischia e quest'onda è devastante perché si alza come uno tsunami ed è bellissima quella mossa. È una delle mosse prime preferite di Baltier. Sempre stata. Andiamo. Non sapevo di avere anche Sephiroth e Baltier. Allora qua abbiamo il miraggiare che non ci serve. Ok, non c'ho persone, non c'ho il qualche miraggio che c'ha combustione. Allora facciamo così. In effetti lui lo potrei mettere per peraltro, per questo punto prendiamo ancora l'onac nero. E parte la battaglia ovviamente. Ma sono bellissimi! Scan! Su quacchio! Ripristini i suoi pipi. Scappato, bastardo.
Allora, devo premere LB per vedere quante stacca ciò. Proviamo ad imprismarlo. Niente. Sbagliato. Basta curare gli altri. Ottimo. Ah, le pubblicità. Non ci posso fare molto su quelle. Cioè, ripeto, non so come funziona. Abitante della regione fredda è dotato di un temibile attacco soporifero, in grado di colpire più nemici, mette un verso simile a quello dei suoi cugini dei climi più caldi, ma inudibile all'orecchio umano. Oddio, sto dungeon è un po' più... Tu cosa devi finire? Perché non ho recuperato più? Acceca il bersaglio, ok. Io non posso accecarlo perché non ho oggetti per cura avvelenamento, cura sonno, lentezza. No, non ho la granata accecante, quindi faremo. Oddio, che figata! Ma nanto ka dakka. Ma bellissimo! Beh, di qua non so se vado avanti, perché pure lui ha solo lassù c'è qualcosa. Sembra crio. Allora vorrei vedere. No. Quindi facciamo così. Vorrei vedere di qua cosa abbiamo.
È un hack quello? Non può essere imprismato. Lì c'è un... diciamo che è un dungeon intero così, eh. Comunque lì vedo che magari sarà una stanza. Aspetta, quindi si torna un attimo solo indietro. Aspetta, perché adesso mi sto chiedendo... Ok, volevo vedere un po' le animazioni che se cambiavano. O meno. Andiamo. Ottimo. Ah no, ok, lì non possiamo andare. Perché magari è sotto. Quindi stavo andando bene. Per una buona volta stavo andando bene. Andiamo avanti. Qui si scivola di nuovo? No. A vedere se è la mano sinistra. No, qui l'artiglio destro. No, vorrei questo qui sotto. Dice di dimenticanza al bersaglio. Niente di tutto ciò. Bello il critico così. Lo destabilizziamo? Mi ha curato? Non so se c'ho ancora il coso del Babymont.
Rinzo semplicemente. Solo lei. Ora, smonta. No, vabbè. Non dovevo buttarlo in terra, volevo. Sì, mi cura, sono in pericolo. Allora, facciamo così. Allora, questo sicuramente vuole qualcosa. Non so ancora cosa, quindi dovrei cercare nei dintorni. E cos'è? Usa attacchi fisici, ton chiaro. Lo posso sortire? No, non li voglio ammazzare, quindi... Allora. Cerchiamo di destabilizzarli e basta. Mentre il baby mount... Niente. Nel dubbio picchialo, no. Dobbiamo dobbiamo catturarlo, quindi smontiamo le pile. Allora. Stama sta per morire comunque. Proviamo. No, cazzo. Non ricordo se posso farlo una volta per battaglia. No, ok, posso ancora farcela. Non me lo ammazza. Ok, adesso potrei imprismarlo. Nice. Ok. Curami. Grazie. Circondati da dei nacchi bianchi, va bene. Uno è scappato via. Sì, diamo il mosaico moscio. Allora, vediamo un po'. No. Ok. Posso combustione, che so dove devo andare. Credo. Allora, dobbiamo andare laggiù. Quindi
Mamma mia. Fermi. Porca miseria. Devo ragionare. Devo ragionare. Perché io per arrivare qui così, allora, scivola poi tutto qua. Non... dovrei arrivare qui. Dovrei arrivare qui per poi fare così. Tac, tac, tac. No. Vedete, faccio un po' così. Poi faccio qui. Ma chi ha progettato sto puzzle? Usare il cursore. Sono ancora un attimo solo in... non capisco ancora come devo risolverlo questo puzzle qua. Chiedo. Quanto è da stronzi sta cosa. Allora io dovrei ritrovarmi. Fare così. Particolare come enigma questo. Non mi sono perso, però vorrei capire come cazzo lo devo fare. Perché è come se mi indicasse di doversi mettere qua. No.
Fermi un attimo. E qua che c'è? Fermi. Cerchiamo di capirlo bene. Che se io mo metto il piede qua, metto il piede qui, posso andare o di qua o di qua. Allora, se vado qua, poi posso spingermi così. Poi fare così e facevo il giochetto di prima. Se vado di qua, posso spingermi qui così. Posso spingermi sempre lo stesso giochetto di prima. Se no... Non so se devo inclinare di poco la levetta. No, ok. Pure se la inclino leggermente. Fermi. Sì, non volevo combattere. Anche perché si sta facendo piuttosto tardi e dovrei andare a dormire. Mi vede un attimo. Che io esco da qua. Papà. Quindi posso fare così, così, così. I'm stupid. Cioè non era un caso che mi faceva fare tutto il giro lì. Sono stato stupido io lì. Cosa? Una pia. Sono fortissimo quando so, quando voglio farle le cose. So farle. Allora. Eh sì, sono vulnerabili al tipo fuoco, quindi vento. Di arrivare a Saronia, salvare.
Andiamo a fare un attimo solo quello. È un boss. Siamo messi salute. Siamo messi bene perché abbiamo raggiunto il salvo di stato, giustamente. この場合限定にせざるを得ないでしょ。せざるを得ないのです。なんで？いや、あの、そんな場合じゃ。In effetti. Proviamo. Vediamo l'invocazione. Ma stai evocando Meteor? Perché l'hanno chiamato supernova? Non è una supernova, è Meteor. Hanno veramente chiamato Meteor supernova? Ma veramente hanno chiamato Meteor Supernova? Tristezza. Cos'è sto stacco così? Merda. Tornati. Cosa ti finisce? In fila. Giga piela L. Io tutto questo dovrei usare scan. Ok, sì, è come pensavo io. C'ho tutte le resistenze tranne elementale fuoco. Fare fuoco fuori anche quelli piccolini. È un po' complesso, comunque. Vado. Ho fatto critico. Cazzi, veramente.
sì, l'anno è più veloce. Sì. レフィア-san, ¿大丈夫だった? Sì,平気よ. Arigato. Koko nukereba, mou Saronia wa sugu ne. Ok, sicuramente saremo a Saronia, quindi salvo cristallo. Poi appena posso andiamo a prendere a recuperarla Shiva, eccetera. Le faccio off streaming queste cose perché ovviamente sono cose che mi piacciono fare. Ok, saliamo su. Un attimo, eh. Ecco, ho dimenticato un po' di cose da controllare. No, fuga. Va bene. Ok, grazie. Ok, andiamo qua. Non mi va di combattere, sarò sincero. No, i pinguini basta, vi prego. E poi la cosa è bella, noi scappiamo ma i pinguini restano lì a ballare. Livello 15, siamo livello 11. Già nella foresta dovremmo recuperare quell'altro di livello 13, dovremmo andare a recuperare anche Shiva. Dai, scappate, che palle, non mi va di... Grazie. Lande gelate. Bisogna superare i picchi gelati. Ecco la Saronia. Città di Saronia. Ho sentito le note.
漁師の正体。Beh, può Final Fantasy 3 questa. Ho sentito due note quando siamo entrati. E c'è Eternal Wind. L'ho detto prima. L'avevo detto prima. ここまでありがとう。私おじに会いに行くわ。それじゃ。え？どうしたの？よく見ると街全体にテリトリーが張られているのです。ん？じゃあこの近くにテリトリーを張るほどのミラージュがいるってこと？そうなるのです。気をつけるのです。あれ、そういえば。 Io vado a nanna, ma tra poco andiamo pure nel pure, nel pure, vado pure io. Ma basta! Idiota di merda! Sì, ma ritrasformati. Scusa. Eternal Wind. Eternal Wind. Che bella. Eternal Wind. Imokuri. Ma bella. Alla staffa dell'architetto, allora tu potrai fare lavoro qui in campo. Abito degli ultimi 15 anni. Questo libro ti darà le risposte che cerchi e ti svelerà tutti i segreti per avere successo. Sale i gradini della scala sociale. Se vuoi sfondare il mondo degli architetti, il primo passo è vivere in una città della federazione. Solo lì potrai migliorare il tuo status sociale. Un cittadino modello lavora sodo per la comunità, gestendo le infrastrutture, tenendo le strade in ordine o portando nuove reclute sotto l'ala protettrice della federazione. Più cose fai per la federazione, maggiori saranno i vantaggi che riceverai in cambio. Cosa aspetti? Inizia subito a salire i gradini della scala sociale. Il tuo momento magico. I cittadini che raggiungono un livello sufficientemente elevato nella scala sociale saranno invitati alla cattedrale più vicina, dove verranno formalmente accolti nell'esercito di Bahamut, in qualità di architetti. E non finisce qui, perché alla cattedrale questi fortunati potranno trasferirsi in un ambiente ancora più lussuoso, ovvero un vero castello. Ti aspetta una vita di prosperità e sicurezza. Contribuisci alla causa della federazione e potrai dire addio ad ogni preoccupazione. La gloria ti aspetta. Se una vita di benessere come architetto non ti basta, tieniti forte, perché la corsa al vertice non è affatto conclusa. Se darai prova di valore tra le file dell'esercito di Bahamut, sarai promosso a un grado ancora più alto. Potresti addirittura ritrovarti fianco a fianco con i visitanti. La federazione è il tuo lasciapassare per la felicità suprema. Non se la vedrò molto bene quelli di Saronia qui a Grimoire. Vorrei salvare.
torniamo al Parco Nove Colli. Ma questa canzone è troppo bella. Io direi di tornare un attimo solo al Parco Nove Colli, perché dobbiamo vedere un po' di cose. Poi ovviamente ci lasciamo con io che vado a Saronia un'altra volta, perché il tema di Saronia è bellissimo. Io cosa c'ha in testa sto giro? Rende i miraggi più facili da imprismare in battaglia momentaneamente. Allora andiamo alla... No, porca miseria, dovevo andare alla galleria nord. Bello. Ne vanno un sacco di soldi. Andiamo al giardino e direi di staccare qui. Cioè mi sono proprio divertito con questo Final Fantasy. Io mi sto divertendo. Siamo al portale, raggiungiamo Saronia. Ci lasciamo là, ragazzi. Dirò solo questo, che volevo davvero tanto scoprire se c'era un tema adatto per lasciarci. Ed Eternal Wind è il tema più adatto per chiudere la live. Allora, vediamo un po' chi c'è online. Vediamo. Canale live. C'è il gaglioppo. C'è il gaglioppo, c'è il derecchino, c'è M. C'è Nat che sta facendo arte su Diablo 2. Io direi di andare Ambra, Ba, Ci, Co, Co. E andiamo proprio dal gaglioffo, perché mamma mia che bella sta musica, che bella. Ambra, Ba, Ci, Ci, Co, Co. Vorrei andare da me o da un Derek. Io direi di andare da un buon Derek, che da un po' non lo raidiamo. Mamma mia che bella la musica. Datemi ancora di più. Datemi di più questo Final Fantasy, perché io questo Final Fantasy lo amo. Allora, signori, io vi lascio. Se volete partecipare al raid, ottenete dei punti e fate tante belle cose. Vi ricordo che qui ci sono i miei social. Instagram è il social dove sono più attivo. Ultimamente sto anche facendo i video su TikTok e ne arriveranno altri, molti altri. In più, dato che la connessione ultimamente sta facendo le pizze, stavo pensando, a voi piacerebbe vedere questi video, cioè questi video, queste live montate dal sottoscritto ovviamente,
e non dico le faccio più belle perché non posso fare miracoli, però ecco, vorrei vedere. Quanto riguarda Nioh, lo sospendiamo dalle live perché al momento non ho la possibilità di poterlo portare, però vorrei riprenderlo per fatti miei, magari lo registro, non dirò altro. Quindi io vi lascio dal buon Derek che sto portando Dead by Daylight e niente, io vi auguro una buona permanenza da lui e vi lascio così. Ciao ciao ragazzuoli.